Pictionary Mattel 2010, la scatola è composta dalla parte superiore, divisore interno in plastica e la parte inferiore della scatola. Istruzioni, 4 carte categoria, 123 carte per adulti e 83 carte per junior. Per i ragazzi e i bambini, due portamazzi, clessidra, quattro matite senza nessun segno, i quattro segnalini colorati, cubotti colorati, un dado, quattro blocchi notes e la plancia. Il gioco è abbastanza semplice, molto conosciuto. Occorre disegnare quanto c'è all'interno delle carte. Le carte, fra l'altro, sono doppie e quelle junior hanno una sorta di titolo che serve ad aiutare i più giovani. Si gioca minimo 4 giocatori con un massimo di 4 squadre. Quindi quattro squadre al massimo, e col dado all'interno della plancia si deve arrivare all'ultima casella indovinando l'oggetto da disegnare. Le caselle sono dei colori delle categorie, quindi il giallo e il blu, per capirci il giallo e il blu. All'interno della plancia ci sono caselle con le alette dove ci si deve bloccare. E qui giocano tutte le squadre con questo. Questo è Jolly. La squadra che capita su quella casella può scegliere all'interno della carta cosa disegnare. Vince il primo che arriva, la prima squadra che arriva sulla casella indovina l'oggetto. Pictionary Mattel 2010.